presentiamo oggi questo panettone alle antiche spezie napoletane, fra parentesi al tarallo. Il tarallo, per chi mi conosce, sa che fa parte della mia storia e tradizione, e come tale cerco sempre di portarlo avanti in ogni mia piccola creazione e produzione. Con il panettone proprio in particolare abbiamo fatto questo incontro estremo nord, estremo sud, nel senso il tipico prodotto milanese che è il panettone con un tipico prodotto esclusivamente napoletano che è il tarallo con le mandorle e il pepe. Quindi nasce questo panettone, appunto, le antiche spezie napoletane, che ha come caratteristica la prima è quella che abbiamo, l'utilizzo di farine antiche. Abbiamo fatto una ricerca di farine selezionate, quindi non parliamo di una classica farina, ma di farine che hanno dagli 8.000 ai 10.000 anni di storia. Sono farine che non vengono più utilizzate perché per la lavorazione e per la resa che danno, diciamo, oggi come oggi non sono più convenienti nel loro utilizzo. Ma fate conto che prima venivano utilizzate per fare la pasta, il pane e i dolci. Oggi ancora qualcuno usa per fare qualche minestra. In realtà sono di farri, vengono chiamati farri comunemente farro piccolo, medio e grande. La loro caratteristica, oltre ad avere una ricchezza maggiore di fibre, ma hanno anche una ricchezza di sapore. In particolare il farro piccolo, chiamato anche Henken, ha un retrogusto di nocciola che al primo morso un po' si riesce a leggere, diciamo. Detto questo, abbiamo continuato con innanzitutto un panettone artigianale, quindi rispetto a tutti i criteri che vengono dati per far sì che venga dichiarato il prodotto un prodotto artigianale. Quindi oltre al classico burro di latteria abbiamo miscelato con dell'olio extravergine d'oliva, quindi per andare sempre un po' verso il sud. Detto questo, abbiamo aggiunto anche del cioccolato puro al 70% per, fra virgolette, ammorbidire un po' l'impatto un po' più aggressivo delle farine antiche e del burro insieme all'olio. Dopo aver il primo morso, la cosa particolare poi che risalta è il pepe, che diciamo è la spezia principale che abbiamo utilizzato, io alla quale sono particolarmente legato. Nonno creava queste miscele di pepe particolari e mi sono rimaste anche a me, voglio dire. Quindi alla fine arriva il pepe, ma ci sono anche dei pezzi di tarallo all'interno insieme alle mandorle, quindi si può anche incontrare un tocchetto di tarallo e quindi nella morbidezza del panettone incontrare anche un po' di friabilità del tarallo. Abbiamo pensato di abbinarlo con del Barolo chinato alla fine, perché esalta ancora di più il retrogusto poi finale speziato, che è il profumo del pepe fondamentalmente. Spero che vi sia piaciuto.